Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione nella quale parleremo delle principali istituzioni romane. Una prima cosa importante da sottolineare delle istituzioni romane è la loro continuità nel tempo. Infatti, anche se Roma passerà da una monarchia a una repubblica e infine a un principato, manterrà comunque le istituzioni adottate già in fase monarchica o in fase repubblicana, adattandole ai mutamenti storico-politici. Quindi abbiamo una continuità nel tempo, anche con i vari mutamenti istituzionali. Una delle caratteristiche principali delle varie istituzioni romane è l'imperium. L'imperium significa il comando, cioè la possibilità di prendere decisioni sia in ambito civile che in ambito militare. Infatti le magistrature più importanti erano quelle cum imperio, cioè a cui era attribuito un potere decisionale molto particolare. L'imperium difatti determina la differenza tra due cariche, una con decisione, l'altra senza potere decisionale. Una delle istituzioni più importanti di Roma è il Senato. Il Senato è costituito dai membri più influenti delle gentes, che come abbiamo visto sono gruppi di famiglie con un antenato comune. Originariamente è formato da 100 membri in età monarchica, col tempo invece accoglierà 300 senatori in età repubblicana. In età monarchica ha il ruolo di aiutare il re a prendere decisioni, mentre in età repubblicana acquisisce maggiore peso nel determinare la politica romana. Il Senato non ha il compito di votare le leggi, ma di ratificarle, cioè di renderle valide a tutti gli effetti. Esprime pareri che orientano le decisioni, soprattutto in politica estera. Ogni senatore ha una carica che dura per tutta la vita e quindi la chiameremo carica vitalizia. Diamo ora uno sguardo alle tribù e ai conseguenti comizi curiati. In origine vi sono tre tribù gentilizie, cioè formate dalle varie gentes, i Ramnes, i Tities e i Luceres. Ciascuna tribù è suddivisa in 10 curie, come vedete. Ogni curia fornisce 10 cavalieri e 100 fanti per costituire un esercito. Costituisce i comizi curiati, prima assemblea del popolo romano, con funzioni di controllo sull'operato del re e del senato. Di fatto, i comizi curiati costituiscono quella che chiameremmo aristocrazia guerriera. In un periodo successivo, probabilmente nella prima età repubblicana, le tre tribù gentilizie vengono sostituite da nuove tribù, determinate dalla ricchezza di ciascuna famiglia, quindi una sorta di riforma come quella di Solone, timocratica. 4 tribù urbane e 17 tribù rustiche, cioè di campagna, di periferia, le chiameremmo così. L'unione di tutte le tribù costituiva i comizi tributi, che avevano il compito di eleggere le magistrature di grado inferiore, cioè quelle che non avevano un grandissimo potere decisionale oppure non lo avevano proprio. Un'ulteriore riforma militare tra il V e il IV secolo a.C. determina la suddivisione del popolo romano in 7 classi di censo, cioè di ricchezza, così definite. Vedete, vi sono 7 classi, vi è la suddivisione del patrimonio in assi, un asse era una moneta che corrispondeva all'incirca al valore di 1,5 euro attuali, e a seconda del patrimonio si fornivano diverse centurie. Per esempio, i cavalieri avevano la possibilità di mantenere cavalli, dovevano fornire 18 centurie, poi abbiamo gli 80 di fanteria, le 20 di fanteria, le 20 di truppe ausiliarie leggere, le 20 di soldati con armi leggere, le 30 di soldati con armi leggere e infine i 5 ausiliari, ovvero i nulla tenenti, coloro i quali non avevano nulla. L'insieme delle centurie costituisce i comizi centuriati,
assemblea popolare con funzioni politiche importanti. Vediamo quali sono. I comizi centuriati possono deliberare le leggi, eleggere i magistrati, emettere dichiarazioni di pace o di guerra, ratificate dal Senato. In totale le centurie sono 193 e costituiscono un esercito di quasi 20.000 uomini. Nelle assemblee ogni centuria, ovvero ogni gruppo di 100 uomini, esprime un voto. Se consideriamo che le prime due classi forniscono da sole 98 centurie contro le 95 restanti, ci rendiamo conto di come le decisioni prese dai comizi centuriati fossero espressione della volontà dei più ricchi. Quindi questo è un passaggio importante, vedete, nonostante ci sia la possibilità anche da parte dei nullatenenti di essere parte dei comizi centuriati e quindi di votare, tuttavia l'espressione della maggioranza era l'espressione dei ricchi. Diamo uno sguardo adesso all'esercito romano. I soldati erano retribuiti? No, combattevano gratuitamente e sostenevano autonomamente le spese per l'acquisto di armi e dell'equipaggiamento militare. In caso di vittoria, il bottino di guerra veniva redistribuito tra i vari membri dell'esercito. Tuttavia, tra il 107 e il 104 a.C., il console Caio Mario, per esigenze difensive, permise l'ingresso nell'esercito anche ai nullatenenti, ai quali concesse una paga, il soldus. Chi poteva far parte dell'esercito romano? Tutti i cives, ovvero tutti i cittadini romani che in base al censo ricoprivano ruoli diversi. I più ricchi avevano compiti di maggiore responsabilità, mentre i meno ricchi ricoprivano ruoli di secondo grado, ma sempre funzionali al successo in battaglia. Quindi l'unità era una caratteristica dell'esercito romano, ciascuno secondo il proprio ruolo. Vediamo ora le magistrature repubblicane e le loro caratteristiche. Per magistrature, dal latino magister, che significa maestro, intendiamo gli organi della Repubblica Romana con funzioni di governo e di amministrazione dello Stato, che hanno le seguenti caratteristiche. Sono elettive, cioè i magistrati sono eletti dai comizi centuriati o tributi, i primi eleggono le magistrature più importanti, i comizi tributi quelle, diciamo così, inferiori. Sono collegiali, per ogni magistratura ci sono due o più membri, perché ciascuno possa controllare ciò che fa il proprio collega e possa porre il veto, cioè un blocco alla decisione. Sono temporanee, ogni magistratura è limitata nel tempo. Sono gratuite, i magistrati non vengono retribuiti, tutto si fa per amore della patria. Vediamo in primo luogo il consolato, che è una magistratura cum imperio, cioè una magistratura che può prendere decisioni. Abbiamo due consoli con carica annuale, è la carica, quella del consolato, più importante. I poteri quali sono? Hanno un potere militare, cioè guidano l'esercito, hanno un potere politico, prendono decisioni di politica interna ed estera, adiuvati dal Senato, amministrativo, convocano il Senato e i comizi, giudiziario, emanano editti e possono addirittura condannare a morte. Quindi, come vedete, il potere è piuttosto esteso. Altre due cariche importanti sono la pretura e la dittatura, sempre cum imperio. I pretori amministrano la giustizia, interpretano le leggi ed emanano editti che modificano e aggiornano il diritto vigente. Gli editti dei pretori vengono raccolti e formano un codice di leggi. Poi abbiamo la dittatura. È una carica temporanea assegnata a una sola persona in caso di emergenza o di situazioni di grave crisi politica o militare. Nominato dal Senato, il dittatore per una durata massima di 6 mesi assume tutti i poteri allo scopo di condurre fuori dalla crisi la res pubblica. Quindi è una carica assoluta, di potere quasi assoluto, ma limitata ai 6 mesi e soprattutto si può affidare a qualcuno solamente in casi di emergenza. Vediamo ora due magistrature
sine imperio, quali la questura e la censura. I questori, dal latino querere, cioè cercare, chiedere, riscuotono le tasse e amministrano il patrimonio pubblico romano. Poi ci sono i due censori, che invece stilano le liste dei senatori e distribuiscono i cittadini nelle classi di censo per la formazione dei comizi centuriati, quindi stabiliscono il reddito di ciascuna famiglia. Si occupano anche di sorvegliare la moralità pubblica, controllano il comportamento dei senatori e infliggono una nota censoria, una sorta di nota disciplinare, a chi non rispetta le norme di buon comportamento. Successivamente il controllo verrà esteso a tutti i cittadini, soprattutto a quelli che aspirano alle cariche pubbliche, perché per diventare un buon magistrato bisogna essere prima di tutto un buon cittadino. Vediamo ora una particolarità della Respubblica Romana, cioè la Costituzione mista. Secondo lo storico greco Polibio e il politico e oratore romano Marco Tullio Cicerone, Roma possedeva una costituzione politica del tutto originale, che esprimeva attraverso i vari organi politici le diverse tipologie di governo presenti in essa. Abbiamo ad esempio il consolato, che è espressione in un certo senso del potere monarchico con i due consoli che hanno, come abbiamo visto, tanti poteri. Poi abbiamo il senato, costituito all'inizio da 100 membri, poi da 300 membri, che è espressione del potere aristocratico, perché facevano parte del senato solamente le famiglie che avevano un antenato comune, quindi i membri delle gentes. E poi abbiamo i comizi, che sono espressione invece del potere democratico, cioè la possibilità da parte della maggioranza e dell'intero popolo di esprimere una preferenza. La Respubblica Romana è di fatto la fusione di queste tre istituzioni politiche, cioè della monarchia, dell'aristocrazia e della democrazia. Alla prossima!